Sí. Una buonasera dal Palasport di Largo Anguissola in Piacenza. Terza giornata del campionato di Serie B Citroen Girone B. Si affrontano oggi in quello che è veramente il big match di giornata la Bekaery Piacenza, padrona di casa, e la Comarc Bergamo. Due formazioni che in estate sono state costruite per tentare il salto di categoria. Piacenza viene da due vittorie veramente diverse una dall'altra, esordio più che positivo in casa contro l'Aurora Desio e poi nell'ultimo weekend vittoria allo scadere contro Vicenza con una tripla di Rezzano. Mentre intanto sul parquet vediamo la presentazione delle due formazioni e quindi lasciamo al campo la parola, ci risentiamo fra pochi istanti. E parlavamo prima dei risultati conseguiti dalla Bekaery Piacenza, non si può non citare quanto ha fatto fino a questo momento la Comarc Bergamo, ovvero l'esordio esordio vincente contro Iseo 6-9-7-7 e poi partita veramente decisa all'ultimo anche in questo caso contro la fortissima Tramec 100. Sono stati questi ultimi a uscirne vincitori, 70-75, in una battaglia di talcementi proprio di Bergamo. Formazioni che stanno ultimando il riscaldamento, mancano circa 3 minuti alla palla 2 per questa sfida.
Ultimo minuto prima dell'avvio di questa sfida, l'atmosfera si sta scaldando sempre di più. Pubblico delle grandi occasioni, come un match di questo calibro ovviamente richiede. Ultime indicazioni da parte delle due panchine. Poi vediamo quali saranno i quintetti base scelti dai due coach. Coach Furio Steffè ha recuperato tutti gli effettivi. Ovviamente Matteo Suragna non è al 100%, però sarà della partita, così come Giuliano Samoggia nell'ultima contro Vicenza, costretto alla panchina per un problema muscolare. Vediamo intanto i 5 biancorossi scelti proprio da coach Steffè. Vediamo Mattia Magrini, Matteo Samoggia, Matteo Suragna, Massimo Rezzano. E manca quello che sarà il playmaker, ovviamente. Ecco alzarsi Giacomo Sanguinetti. La risposta di coach Ciocca è con il numero 12 Panni, numero 18 Chiarello, il 24 è Gersetti e poi il 14 Milani e a chiudere il numero 6 Planezio. È tutto pronto per iniziare, però prima doveroso il minuto di silenzio per la memoria di Eugenio, ragazzo di soli 16 anni, stroncato purtroppo da un malore mentre giocava a basket. Agli ordini dei signori Gallo e Semenzato può iniziare questa sfida. A saltare sulla palla 2 saranno Chiarello e Rezzano. E inizia questa sfida di Piacenza, il primo possesso con Giacomo Sanguinetti che si porta in punta e organizza il primo attacco biancorosso. Ecco Suragna andare dall'omonimo Samoggia, Matteo, il quale finta il tiro, poi si prende la conclusione. Primi due punti per Piacenza e primi due punti per un Matteo Samoggia che dovrà essere cavalcato in questa sfida. Si va sotto da Gersetti, spalla canestro proprio contro Samoggia, il quale regge bene col fisico, lo costringe all'errore. Possesso Piacenza, corre Giacomo Sanguinetti, sfrutta il blocco di Rezzano ma poi è costretto a circolare perimetralmente. Adesso riceve Rezzano, attacca contro Planezio, mismatch a suo favore fisicamente. Sanguinetti in velocità, scarica per Magrini che si alza da tre punti, il tiro leggermente fuori, il rimbalzo quindi di Chiarello. Chiarello che veste il numero 18, in realtà 1 più 8 come riporta la grafia sulla sua canotta. Intanto i due punti per il numero 12, ovvero Panni. Quindi situazione di perfetta parità dopo poco più di un minuto. 2-2. Attacca la Becheri con Samoggia, marcato molto stretto da Milani, poi Magrini riceve, Rezzano gli porta il blocco. Cambio, lo vedremo tantissimo in questa partita, cambi difensivi da parte della Comarca. Rezzano finta il tiro, non riesce però a prendersi il tiro, scade qui, scadono i 24 secondi senza che Rezzano e Samoggia trovino un pertugio per un tiro e quindi palla persa dalla Becheri. E Milani a imbastire questo nuovo possesso per la Comarca Bergamo. Adesso Gersetti fuori dai tre punti, non guarda il canestro perché cerca un compagno, lo trova in Chiarello, poi Planezio si resta fuori dai tre punti, servito in questo momento Gersetti, ottimo giro sul perno ma poi palleggia sul proprio piede e quindi c'è la palla persa da Bergamo. Potrà tornare nella propria metà campo offensiva la squadra di capitan Matteo Suragna.
quale si muove, esce dai blocchi e riceve in punta in questo momento. Si aspetta Magrini, alla fine è servito invece Rezzano. Buon tiro dalla media, il tiro è sputato, ma è una buona soluzione. Lui ha tiro anche ben oltre quella distanza, quindi giusto cavalcarlo. Conclusione pesante sbagliata da parte di Milani, e quindi prova a correre in contropiede Sanguinetti. Ovviamente Bergamo è rientrata molto bene, trova il pertugio e trova soprattutto il fallo subito. Gran cosa da parte di Giacomo Sanguinetti in questa occasione. Per Milani è il primo fallo personale, anche perché è il primo fallo fischiato in questa partita. Rimessa nelle mani di Soregna, che trova Matteo Samoggia. Fade away! 4 punti per lui. E Piacenza va avanti, appunto, 4-2. Blocco di Gersetti per Planezzo, che mette palla a terra, poi servito Panni, che si ferma perché Magrini tiene bene la posizione. Planezzo da 3 punti, il tiro è sbagliato, svetta a rimbalzo Rezzano. L'apertura è stata per Sanguinetti, che prova a cambiare velocità. Magrini in angolo da Matteo Soragna, non arriva alla conclusione del capitano, ma ecco il rimbalzo offensivo da parte di Rezzano, che si sta presentando nuovamente con la faccia giusta, lui che è veramente il trascinatore offensivo di questa squadra. Arresto allo scadere dei 24 secondi, è sbagliato da parte di Sanguinetti. Attacca quindi Panni, che alza il lob per Gersetti. Tutto facile per lui. Situazione di nuova parità quando sono stati giocati sostanzialmente 3 minuti e 15. Sanguinetti è in possesso di palla, sfrutta il blocco di Matteo Samoggia e quello di Rezzano successivo. Conclusione pesante da parte di Matteo Samoggia, il tiro è corto, era dritto, ma ha scheggiato solamente il primo ferro, quindi Chiarello a portare il blocco per Panni. Circolazione perimetrale, adesso Milani, servito Gersetti, che l'abbiamo già visto, può essere molto pericoloso, spalle a canestro. La conclusione in avvicinamento, si appoggia molto bene al tabellone e sono i punti del vantaggio bergamasco sul 4-6. Sanguinetti marcato da Chiarello, gli viene lasciato il quarto di campo per provare a batterlo in velocità, ovviamente play contro il centro avversario, non può che finire in questo modo, ovvero con il fallo fischiato a favore dell'attaccante, o alternativamente, non è stato così ovviamente in questa situazione, con i due punti dell'attaccante. Sarà semplice rimessa da fondo per Piacenza, con ancora una volta Matteo Soragna ad amministrarla. Ricezione per Sanguinetti, che è in angolo, e quindi con i passaggi si arriva sul lato destro con Magrini, che finta il tiro, serve molto bene, schiaccia a terra Rezzano, che tiene il contatto. Massimo Rezzano per la nuova parità, sono i primi 2 punti nella sua partita, però aggiunge già 3 rimbalzi. Panni in punta a servire poi Milani, che prova ad andare via Magrini, alla fine è servito Chiarello dalla media distanza. Ci sono i punti per lui, e attenzione perché Bergamo non può essere lasciata libera di guardare il canestro veramente con nessuno dei propri giocatori. Si cerca Samoggia, in realtà poi c'è la conclusione pesante sbagliata da parte di Magrini, tira forse un attimo fuori dall'economia di questo attacco piacentino. Gersetti in consegnato per Milani, mette palla a terra, l'arresto e tiro sulla testa di Magrini. Salta veramente tanto sull'arresto e tiro Milani, l'abbiamo visto subito in questa situazione. A metà del primo quarto siamo sul 6-10, mentre attacca Piacenza con Mattia Magrini, che aspetta un compagno, trova Sanguinetti, ma poi arriva Rezzano per il blocco, perché bisogna uscire da quello spicchio di campo. Finta di extra pass e poi tiro ancora una volta sbagliato da 3 punti, è la quinta conclusione sbagliata da parte di Piacenza dalla lunghissima distanza. Attacca Bergamo con Panni, sul quale difende Soragna, poi cambio difensivo, Soragna va a marcare Chiarello, il quale gli tira in faccia ma sbaglia il tiro. Quarto rimbalzo di Massimo Rezzano e nuovo possesso Beccheri. Blocco di Rezzano proprio per Giacomo Sanguinetti, il quale mantiene vivo il palleggio, manda via tutti, si cerca il passaggio per Rezzano, ma quello di Matteo Samoggia è sbagliato.
e quindi attacca Panni, servito Gersetti che può alzarsi da tre punti. Ha questo tiro, lo dimostra subito, 6-13, prova a scappare la Comarch, importante per Piacenza reagire. Servito Rezzano che prova ad andare spalla a canestro contro Planezzo, è arrivato intanto l'aiuto di Gersetti, poi fallo subito, l'ennesimo di questo avvio di partita da parte di Sanguinetti, ed è il secondo, se non vado errato, di Milani. Così è, e infatti lascia il terreno di gioco. Entra Berti, esce anche Chiarello e con il 55 Ray Pullazzi entra per la prima volta in questa partita. Rimessa nelle mani di Magrini, poi la ricezione per Sanguinetti sul lato destro del campo. È entrato intanto Diego Banti che tocca il primo pallone di questa sua sfida. Spalla canestro contro Planezio, servito Rezzano, il tiro è sbagliato, prova a lottare Banti ma alla fine Pullazzi a prendere il rimbalzo, attacca Panni, sfruttare il blocco proprio di Pullazzi, si alza da tre punti, massimo vantaggio che raggiunge la doppia cifra per la Comarch. Steffè corre a ripari mandando Leonzio sul cubo dei cambi, vediamo se a uscire saranno Magrini o Soragna. Intanto c'è un fallo in attacco fischiato ai biancorossi, è del numero 15 Banti ed è il primo personale. Lascia il, c'è il time out, quindi vedremo dopo il time out chi sarà deputato a lasciare il terreno di gioco in favore di Ennio Leonzio. Il time out si conclude in questo momento, si può tornare in campo a prendersi qualche istante di riposo è Mattia Magrini e quindi appunto entra Leonzio come annunciato prima del time out. Sarà rimessa per Bergamo dopo il fallo in attacco fischiato in precedenza a Diego Banti, ovviamente il primo della sua sfida. Berti è deputato a portare palla nell'altra metà campo e organizzare questo attacco. Il tanto il fischio arbitrale per un fallo del numero 20. Rimessa che verrà effettuata da Panni a ricevere Gersetti e poi si va da Berti, giocatore che in questa categoria ha un'esperienza incredibile, irraggiungibile per quasi tutti. Tanto Pullazzi colpisce dalla lunga distanza. Si allarga la forbice fra le due formazioni e per chi ricorda la partita di pre-season giocata in quel di Pisogne, insomma la riedizione di quell'avvio di partita che poi sostanzialmente ha tarpato le ali a Piacenza. Prova a scuotersi Giacomo Sanguinetti, conclusione pesante, la prima di Piacenza su 7 conclusioni e quindi meno 10 riagguantato in questa situazione. Attacca Berti, poi sospetta infrazione di passi, non sono di questo avviso gli arbitri. Gersetti sbaglia il tiro, lottano Rezzano, Soragna e alla fine è proprio quest'ultimo a mettere le mani sul pallone, quindi può attaccare nuovamente Piacenza e vediamo se si è scossa con la tripla in precedenza. Attacca proprio Sanguinetti che sfrutta il blocco dei due lunghi, poi si serve Leonzio, guarda il canestro contro Planezio e alla fine viene servito Sanguinetti che allo scadere quasi si alza, altra conclusione pesante, altro
giro, altro regalo da parte di Giacomo Sanguinetti. 6 punti in fila per rimettere Piacenza perlomeno con la testa, se non nel punteggio, in questa partita. Fischio arbitrale per un fallo da parte della Beccheri, dovrebbe essere di Sanguinetti. Berti in possesso di palla, adesso Gersetti che apre il palleggio, poi serve nuovamente la palla per Berti che si butta verso il canestro, ma c'è l'infrazione di passi, un appoggio di troppo in quel terzo tempo, e quindi Piacenza potrà attaccare dopo questo cambio. Esce Gersetti, entra Squeo. Sanguinetti sempre lui a organizzare gli attacchi piacentini, servito intanto su Ragna che attacca dal palleggio e si porta a casa il fallo del neo entrato Squeo. E con questo fallo Bergamo raggiunge il bonus, quindi dalla prossima occasione ci saranno tiri liberi per Piacenza. Intanto manca 1 minuto e 17 quando entra Giuliano Samoggia, gli lascia al posto un ottimo Rezzano, 2 punti, 4 rimbalzi, tanta fisicità. Servito Leonzio che si alza da 3 punti e un'altra conclusione. Torna meno 4 la Beccheri Piacenza. 3 triple consecutive dopo i 6 errori iniziali e alza l'intensità della propria difesa Sanguinetti su Panni, il quale cerca Pulazzi contro Samoggia, il quale gli fa perdere il pallone, corre su Ragna, aspetta che arrivino i compagni, quindi si ferma, non riesce a servire Banti e quindi si va da Sanguinetti che chiama il blocco di Diego Banti. Ecco, giocato il pick and roll, step back, poi servito ancora Leonzo che attacca dal palleggio, arresto al centro dell'area, Sanguinetti quando mancano 6 secondi, step back, da 3 punti il tiro è corto, scheggia appena il ferro, Pianezzo controlla senza troppi problemi questo rimbalzo, Panni serve Berti, partita che si è alzata di ritmo. Berti sbaglia il tiro, ottimo taglia fuori, non sono certo io a doverlo dire, di Matteo Soragna, e quindi Piacenza rallenta perché sostanzialmente può andare fino alla fine, c'è la discrepanza di forse un secondo fra il cronometro dei 24 e quello della partita. Sanguinetti, ecco il blocco di Banti per lui, sul cambio rimane Berti, uno che comunque può marcare indifferentemente dall'1 al 5. Ecco Soragna che cerca d'esperienza il fischio, questo non arriva, finisce qui il primo quarto. Luci ed ombre per Piacenza, ombre iniziali, luci molto luminose verso la fine, più che altro si sono alzate le percentuali, si è alzata l'intensità, e quindi 15 a 19, un minuto di pit stop e poi ricominciamo con il secondo quarto.
tutto pronto per tornare in campo. Secondo quarto che sta per incominciare. Possesso per la regola della freccia che sarà nelle mani di Bergamo, che attacca subito con Berti. Ecco Pullazzi che va da Panni e quindi si resta fuori dall'arco dei tre punti. Poi è servito proprio Pullazzi. Ecco nuovamente Berti, conclusione pesante tentata e sbagliata da parte di Panni. Lotta molto bene Matteo Soragna, che all'ultimo, senza cadere fuori dal parquet, riesce a salvare questo possesso. Attacca Tempestini, che ha fatto il suo esordio proprio in avvio di secondo quarto. Banti non riesce a controllare questo pallone, quindi può scatenarsi in attacco Bergamo. Planezio ci pensa un attimo, poi alla fine la conclusione deve prendersela, perché c'è veramente tanto, troppo spazio. La manda a bersaglio, torna più 7 la Comarch e Tempestini organizza questo nuovo possesso, sfrutta il blocco di Banti e intanto arriva un fischio per un fallo di Panni proprio sul numero 11 biancorosso. Cambio Beccari, esce un Matteo Soragna, entra l'altro Samoggia e sarà proprio quest'ultimo ad effettuare la rimessa. E Tempestini a ricevere il pallone e quindi mette palla a terra, aspetta un compagno, trova Matteo Samoggia che finta la partenza da un lato va dall'altro e si appoggia male al tabellone, non colpisce altro che il vetro. Panni in palleggio, si arresta, aspetta Squeo, il quale consegna a Berti. Conclusione pesante, sbagliata, ma intanto c'è un fischio sotto canestro, fallo subito da Leonzio da parte di Pullazzi, che non contento del vantaggio fisico ha scelto di spostare letteralmente il numero 20 biancorosso. Chiarimenti tra le panchine, tra gli arbitri, soprattutto le panchine. Si può ricominciare. Allunga a tutto campo la propria difesa coach Ciocca. Vedremo tanti piccoli adattamenti da parte del coach di Bergamo. Leonzio riceve fuori dai tre punti, marcato da Berti, quindi si va da Giuliano Samoggia. Attacca contro Planezio, finta l'aiuto Berti, poi Giuliano Samoggia si gira molto bene, due punti per lui, meno 5 Beccari. Attacca nuovamente Bergamo, che è già nell'altro metà campo proprio con Berti, consegnato per lui da parte di Pullazzi, quale taglia verso canestro, cerca di prendere posizione contro Giuliano Samoggia, poi riceve dal mezzo angolo, conclusione morbida, due punti per lui. E si continua in questo botta e risposta, si resta tra i 5 e i 7 punti di vantaggio per gli ospiti. Intanto servito Banti, che dalla lunetta sostanzialmente non sbaglia. Ritornano 5 le lunghezze da recuperare per Piacenza, che deve difendere duro in questa situazione. Servito Planezio lontanissimo da canestro, il quale ovviamente aspetta Panni. E fallo in attacco di Berti. Secondo l'arbitro ha sbracciato troppo per prendere posizione, alza il braccio per accusarsi del fallo. Si può quindi tornare nella metà campo di attacco di Piacenza, che sul meno 5 prova a ritoccare a proprio favore questo divario, prova a riavvicinarsi. Tempestini a sfruttare il blocco di Banti e poi si va da Leonzio, che serve in questo momento proprio il numero 15 di Piacenza. C'è però l'infrazione di passi, perché Banti ha messo palla a terra troppo tardi, piedi più veloci delle mani, e quindi Squeo amministra questa rimessa nelle mani di Berti. 7 minuti e 20 all'intervallo lungo. Berti va da Pullazzi, che gioca fuori dai tre punti in questo caso. Va a spalla canestro contro Tempestini, il quale non può reggere questo duello, è troppo il divario fra i due.
segnate due punti per Pulazzi. Intanto si è messa a zona, se non, sì, si è messa a zona Bergamo. Prova ad attaccare la Piacenza con Leonzio, che si porta a casa un fischio arbitrale. Riceve Giuliano Samoggia dal fratello, il tiro sbagliato. La panchina piacentina chiede un fallo. Fischio che però non si concretizza, quindi Squeo fuori dai tre punti. Va nuovamente dal proprio numero 13 che si alza dalla lunga distanza. Il tiro sbagliato, toccano un po' tutti, alla fine Tempestini è il più veloce. E la cosa non ci deve sorprendere. Si alza da tre punti, il tiro è sbagliato. Corre Berti nell'altra metà campo. Percentuali che si stanno abbassando, Pulazzi che commette probabilmente la stessa infrazione di Banti in precedenza, il tiro però è sbagliato e quindi nuovamente Tempestini. Giuliano Samoggia contro Berti, bravo a controllare il corpo, bravo a controllare il pallone. Meno 5 Piacenza quando mancano 6 minuti all'intervallo tra primo e secondo tempo. E si alza intanto il grido Piacenza dagli spalti mentre attacca la Comark. Berti a servire Planezio, il tiro è sbagliato ma gli frana addosso Matteo Samoggia, leggermente in ritardo in questa situazione, e quindi ci saranno due tiri liberi per il numero 6 giallo-nero. Primo fallo intanto, quello fischiato a Matteo Samoggia. Bersaglio con il primo libero e quindi 21-27 il punteggio in questo momento. Va anche con la seconda conclusione, ristabiliti i 7 punti di vantaggio per Bergamo. Allunga la pressione ancora di più a tutto campo, Piacenza ne esce. Però mancano intanto 15 secondi in questo momento alla fine dell'azione. Tempestini contro Gersetti, va da Matteo Samoggia in angolo, il tiro gli esce corto, c'è il rimbalzo di Planezio. Berti si butta verso canestro, Eurostep per lui, altri due punti. Cambio di difesa chiamato dai giocatori della Comerca e soprattutto da coach Ciocca, 2-3 per gli ospiti. Piacenza se ne avvede l'uscita di Leonzio in punta, ecco i blocchi per liberare Matteo Samoggia, invece si va da Giuliano che mette palla a terra quando mancano 6 secondi, tiro è difficilissimo, è sbagliato, tocca Banti ma alla fine è Bergamo con il possesso di palla. Seconda metà del secondo quarto che è già iniziata, Milani è rientrato sul terreno di gioco, manda a bersaglio due punti. Ed è il più 11 per la Comarca, mentre Piacenza attacca già con Banti, difficoltà nella recezione, ma alla fine non ci sono troppi problemi per lui. L'incrocio di Tempestini, tiro difficilissimo incrociando, andando con la mano sinistra mentre stava cadendo a terra. Singola cifra di svantaggio per Piacenza, che deve essere brava a restare lì con la testa, non farsi sopraffare da una Comarca che continua ad attaccare molto bene, in questo caso con Pullazzi che non trova i punti ma trova il fallo. Soltanto il secondo di squadra per Piacenza. Tanto doppio cambio, Beccheri, entrano Rezzano e Sanguinetti, escono Matteo Samoggia e Diego Banti. Zona 3-2 per Piacenza, e poi si è data 2-3. Intanto Rezzano difende contro Gersetti, il quale allo scadere deve tirare, tiro difficilissimo, ma il talento
di Mario José Garcetti, lo conosciamo. Gran realizzazione per lui, 23 a 34 in questa partita. Sanguinetti in punta, va da Tempestini, si cerca l'uscita di Leonzo, sul quale resta molto bene Milani, quindi non c'è conclusione per lui. C'è invece per Tempestini, il quale però sbaglia, e quindi sul rimbalzo corre già di là Berti, che serve poi un compagno, adesso Pullazzi da Milani, palleggio, arresto e tiro eseguito alla perfezione. Prova un altro allungo la Comarc. Piacenza non può permettersi di far scappare una formazione così talentuosa, così ben organizzata, perché poi recuperare è difficilissimo. Samoggia, Giuliano da tre punti corto, e tornano a calare le percentuali dalla lunga distanza, siamo a 3 su 13. Pulazzi sbaglia anche lui da tre punti, e poi Berti fa una cosa preziosissima, perché assicura ai suoi un nuovo possesso. Cambio per coach Steffè. Esce Tempestini, entra Mattia Magrini. Cerca di sistemare probabilmente il cronometro dei 24 secondi, che viene lasciato a 12. Si potrà quindi riprendere con il gioco. Garcetti va da Panni. Adesso nuovamente Panni in punta, poi la conclusione pesante, lontanissimo dal bersaglio Berti. Situazione inusuale per lui. E quindi può attaccare Piacenza con Sanguinetti, che aspetta un blocco di Rezzano, e poi si va da Giuliano Samoggia, tanto spazio per lui, altro errore, ma salta molto bene Leonzio e si assicura un nuovo possesso per sé e per i suoi. Sanguinetti sfrutta il blocco di Rezzano, poi Garcetti resta su di lui, Rezzano attacca contro Berti, quando mancano 3, 2, 1 secondo, proprio allo scadere i punti di Massimo Rezzano. Meno 11 Piacenza, che difende contro l'attacco bergamasco con Panni, si cerca poi Milani in punta, mantiene vivo il palleggio il numero 14 della Comarc, attaccato da Giuliano Samoggia. C'è il fischio arbitrale, fallo per il numero 12 biancorosso. Cambio, intanto esce Giuliano Samoggia ed è entrato Matteo Soragna. Il gioco che intanto è ripreso. Panni attacca contro Sanguinetti, che resta in ritardo, sporca questo passaggio Mattia Magrini, mancano 4 secondi, Berti prova a trovare una via per il canestro, Pullazzi dalla spazzatura, perché stava veramente per perdere questo possesso. Torna più 13 la Comarc, Piacenza deve stare veramente attenta, più di quanto stia facendo ovviamente in questa situazione. Soragna, c'è il fallo su di lui, il fallo è di Milani e per lui è il terzo personale, quindi coach Ciocca costretto nuovamente a tirarlo fuori dalla contesa. Entra con il numero 33 Bedini. Due tiri liberi per Capitan Soragna. Va bersaglio con il primo. Meno 12, 26 a 38.
sbaglia invece la seconda conclusione. Si resta sul meno 12 per Piacenza. Berti marcato da Magrini, che prova a sporcare anche questo passaggio, non ci riesce. Panni cerca di servire un compagno, ecco Gersetti attaccare spalle a canestro contro Arezzano, e nulla può contro lo strapotere fisico di Gersetti, che anche in questo caso trova un pertugio, si appoggia al tabellone. 26-40, siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Infrazione di passi per Arezzano, il quale secondo me ha ragione, lamenta il fatto di aver tenuto perfettamente inchiodato al terreno il perno. Coach Steffè chiede delucidazioni. Si può riprendere a giocare. Magrini ruba subito questo possesso e Sanguinetti finta al tiro, poi aspetta che i compagni tornino. Si tuffa dentro Giacomo Sanguinetti. Il fischio deve arrivare dall'arbitro, non sulla linea di fondo ma dall'altro, ma fatto sta che ci sono i due tiri liberi per Giacomo Sanguinetti. Cambio Komark, esce Berti, rientra intanto Planezio e poi saranno due tiri liberi per Giacomo Sanguinetti. Sbaglia la prima conclusione. A bersaglio invece la seconda, 27-40 il punteggio. Panni è lui a condurre questo attacco. Cambio difensivo su di lui, finisce Rezzano, poi la palla nuovamente nelle mani del numero 12 Bergamasco, che si alza da 3 punti. Bersaglio grosso per lui, 27-43. Un passivo pesante per Sanguinetti e compagni, proprio Sanguinetti che attacca in questo caso. Sarà l'ultimo possesso del primo tempo, si butta dentro, tiro difficilissimo per lui e manca nemmeno un secondo, non riesce ad arrivare alla conclusione la Komark. Finisce qui un primo tempo difficile per i ragazzi di coach Steffè, 27-43. Ora l'intervallo lungo e poi si potrà tornare in campo per il secondo tempo.
E dopo la presentazione di tutto il mondo giovanile del mini basket all'Under 20 di eccellenza del Bakery Piacenza, si può tornare in campo con il secondo tempo. Squadre già schierate. Sarà rimessa per la Bakery, che ha 16 punti da recuperare, sono veramente tanti. Si riparte con Sanguinetti, Magrini, Soragna, Rezzano e Banti, quindi quintetto leggermente diverso da quello che ha iniziato questa contesa. Rezzano va da Magrini, poi prova a prendere posizione spalla canestro, invece si va da Diego Banti, il tiro gli esce corto e anche leggermente storto, scheggia il ferro e quindi attacca la Comarca con Berti che va da Chiarello. Dai vai fra i due ma senza alcun costrutto, poi mette palla a terra Berti che serve nuovamente Chiarello, si alza sulla testa di Magrini e manda a bersaglio il canestro del più 18. Divario che si fa sempre più impegnativo per Capitan Suragna e soci. Adesso Magrini a cercare Sanguinetti, il quale non attacca Chiarello perché va spalla canestro da Diego Banti, si gira fuori misura la sua conclusione. L'ultimo tocco è di un bergamasco, mancano 2 secondi alla fine dei 24. Si può effettuare la rimessa, come detto, due soli secondi. Quindi la Bakery dovrà trovare una soluzione affrettata. Lo fa con Rezzano, il tiro è corto. Panni mette palla a terra e si sposta nella metà campo offensiva. Planezio, 3 punti a bersaglio. 27-48. Coach Steffè è in piedi, quasi incredulo davanti alla panchina, sicuramente cercando un modo per scuotere i suoi. Attacca Banti, il semigancio sputato dal ferro, anche la fortuna non è amica di Piacenza, che però recupera palla, e c'è il tiro sbagliato da parte di Rezzano e poi il fallo di Mattia Magrini. Piacenza che anche quando costruisce una soluzione buona, poi alla fine, come in questo caso, non riesce a trovare i 2 punti. Insomma, sta faticando veramente tanto la formazione in maglia bianca. Chiarello va da Berti e poi si cerca di servire Planezio, invece si va da Chiarello sull'altro lato del campo. Panni da 3 punti in fiducia, il tiro è sbagliato e l'ultimo tocco è di un giocatore di Bergamo. Sanguinetti su per la metà campo, Piacenza deve trovare punti in questo attacco. Matteo Soragna guarda i propri compagni, servito Banti, finta il giro sul perno, conclusione più difficile di quelle precedenti forse, questa volta però a bersaglio, meno 19. Sanguinetti difende duro su Berti, lo costringe a perdere qualche secondo, poi alla fine è servito Pullazzi, nuovamente fuori dai 3 punti per i Lombardi, con Panni sul quale prova il contenimento Matteo Soragna. Siamo nei pressi dello scadere dei 24 secondi, ma c'è Berti con la tripla del 29-51. Piacenza ha difeso bene per 23 secondi e qualcosa in più, ma non è bastato. Berti ha punito dall'angolo per il più 22, è il massimo vantaggio raggiunto in questa sfida. Rezzano mette palla a terra dopo il passaggio di Banti, gli restituisce il pallone, il tiro è sbagliato, ancora una volta sputato dal ferro, c'è il fallo a rimbalzo del numero 6, Planezio. E quindi con 6:48 alla fine del terzo quarto, rimessa da fondo, 14 secondi alla fine dell'azione, servito a Rezzano, poi si torna da Sanguinetti, ecco il blocco di Diego Banti che rolla verso canestro, fallo di Chiarello che nulla può contro Sanguinetti,
e quindi lo ferma con un fallo. Per lui è soltanto il primo personale, quindi ha maggior ragione, una buona scelta quella del lungo bergamasco. Prosegue l'attacco piacentino, Rezzano cerca una linea di passaggio per Banti, non la trova e quindi Sanguinetti con 4 secondi dovrà inventare qualcosa. Step back da 3 punti! E ancora lui prova a togliere le castagne dal fuoco. Chiamata difesa a zona per i biancorossi. Soragna sporca per un attimo il possesso. Poi servito Planezio che di tocco non riesce a servire Chiarello. Due buone cose di Piacenza. Sono tanti 19 punti, sono tantissimi. Però li si recupera uno alla volta. Un possesso alla volta. Un singolo dettaglio alla volta. E che sia questa la chiave per proseguire in una difficile rimonta. Attacca Piacenza. Banti si sposta perché Soragna vuole andare sulla linea di fondo. Il passaggio è fuori misura per Rezzano. Si chiariscono Rezzano e Malgrini perché hanno commesso un errore di posizionamento nell'azione precedente. Mantiene la difesa a zona la Becchieri Piacenza. E palla rubata da parte di Piacenza. Adesso Rezzano ha tanto spazio da 3 punti. Colpisce ancora Rezzano, meno 16. Errore mio in precedenza. Piacenza è passata a uomo, sta difendendo. Malgrini da terra commette fallo. Secondo personale, c'è un cambio intanto per Piacenza, esce Banti, rientra Giuliano Samoggia. Berti marcato da Soragna, una sfida di altissimo livello, non solo per la Serie B ma per tutto il basket italiano. Chiarello serve Planezio e poi si va fuori dai 3 punti da Pullazzi. Scheggia appena il ferro, era lo scadere dei 24 secondi. Può attaccare Piacenza. Servito Magrini in angolo e va a subire un fallo. Fallo del numero 55. Pullazzi, secondo personale. C'è un time out chiesto da coach Ciocca che ha visto una Piacenza con un piglio diverso negli ultimi possessi, vuole parlarci su.
Gioco che riprende palla nelle mani di Rezzano, consegnato per Sanguinetti, che si porta sul lato destro del campo. Poi lo step back, il passaggio in angolo a Rezzano che non colpisce, svetta su tutti Milani e assicura i suoi un nuovo possesso offensivo. Scusate, era Gersetti in precedenza a rimbalzo, rientrato sul terreno di gioco. Riceve intanto Berti, si allontana, può attaccare Giuliano Samoggia, il quale cerca di scivolare con lui, e però Berti, nonostante la mano in faccia, trova due punti, gli ennesimi della sua partita. No, siamo soltanto a 7, però la qualità messa in campo da Berti è altissima. Intanto sbaglia Giuliano Samoggia e alla fine il possesso resta a Piacenza, perché l'ultimo tocco è evidentemente di un giocatore di Bergamo. Riceve alla fine Sanguinetti, dopo che si era fatto vedere anche su Ragna, il quale riceve in questo momento. Attacca Chiarello dal palleggio, si appoggia al tabellone il capitano. Meno 16 Piacenza, quando mancano 3:35 all'ultimo mini intervallo. Chiarello fuori da tre punti, poi servito Planezio. Gioco spalla canestro, cercato tantissimo dalla Comarca. E se non ci sono i tiri, ci sono gli scarichi, per, come in questo caso. Planezio ha sbagliato la conclusione, però c'è il nuovo possesso offensivo. Sfonda Panni. Sfonda Panni, e quindi il suo secondo fallo personale. Assicura la Beccari un nuovo possesso per provare in quella lunghissima rimonta che richiede uno sforzo ancora molto corposo. Sono 16 le lunghezze di distacco fra le due formazioni in questo momento. Gioco che può ricominciare. Sanguinetti supera ora la metà campo, ecco il blocco di Rezzano e poi spazio per buttarsi dentro, servire proprio il numero 8, passaggio d'uscita per Magrini, si alza a tre punti, meno 13, un altro passettino. Panni, c'è una sbracciata di Garsetti che poi trova i due punti. Soragna si avvicina all'arbitro, perlomeno prova a fargli notare che nella situazione precedente Gersetti ha usato un po' troppo, secondo lui, l'avambraccio. Attacca intanto Piacenza con Sanguinetti, resto a centrare, il tiro gli esce corto e quindi a rimbalzo svetta Gersetti. Si butta dentro Panni che serve Planezio, prova a non uscire dalla linea di fondo. Poi conclusione pesante di Gersetti, sbagliata. Rimbalzo di Soragna, corre Piacenza con Sanguinetti. Partita che si è accesa in un attimo. Finta di Samoggia, poi si va da Soragna in punta che chiama Rezzano. Vuole giocare il pick and roll con lui. Conclusione da tre punti! Il capitano! Meno 12 Beccari. E insomma, per essere un giocatore di 41 anni con un polso non ancora in perfette condizioni, polso destro, sta cercando di dare il suo contributo. Intanto attacca la Comarca con Berti, ricezione difficile ma il tiro poi è sbagliato. Successivamente Soragna si lamenta per la spinta subita al rimbalzo, mantiene intanto vivo il palleggio Sanguinetti, poi nuovamente servito il capitano biancorosso che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Questa volta porta a casa il fischio a suo favore. Soragna accende lo scuolabus e prova a portare tutti a lezione. C'è la rimessa da fondo, Bergamo ha raggiunto con questo fallo il bonus.
sarà proprio il capitano ad effettuare la rimessa. Vedremo serie di blocchi per liberare Sanguinetti, che riceve in questo momento lontano da canestro, poi si va nuovamente dal capitano che attacca a spalla canestro contro il numero 6 Planezio. Servito in angolo Rezzano, tiro leggermente fuori misura e quindi attacca la Comarc Berti da Gersetti, che finta il tiro poi si rifugia in Panni, che aspetta il blocco di Squeo, lo sfrutta, cambio difensivo per Piacenza, poi Planezio, il tiro è sbagliato, lotta Magrini, conquista il rimbalzo perché alla fine è Squeo l'ultimo a toccare la palla. Gran momento di Piacenza, che sì, è sotto di 12 lunghezze, ma ha cambiato faccia. Intanto Matteo Soragna chiede qualche minuto di riposo, probabilmente quel polso non è al 100%, anzi sicuramente. Entra Leonzio, che potrà dare tantissima energia e pericolosità anche lui da tre punti. Servito sul taglio Sanguinetti, tira difficilissimo, infatti esce. Attacca Berti, che poi si affida a Squeo per il consegnato. Milani si arresta, poi trova Gersetti sul quale difende Magrini. Mismatch sfavorevole a Piacenza ed ecco i due punti da parte di Mario José Gersetti. Gersetti che sale a quota 15 punti personali, miglior realizzatore dell'incontro. Magrini prova a rispondere con la conclusione pesante che non va a bersaglio. Siamo in prossimità dello scadere del terzo quarto. Il tiro arriva in tempo utile ma è ampiamente fuori misura. Finisce quindi qui il terzo quarto, 43 Becheri Piacenza, 57 Comarc Bergamo. Piacenza sì, ha ricucito leggermente lo scarto, ma sono solo due punti a fronte dei 14 che ancora ha da recuperare. Gioco ripreso in quest'ultimo quarto di gioco. Squeo cerca Gersetti, alla fine trova Milani molto lontano da canestro, consegnato per Panni. Nuovamente Milani, che finta la partenza da un lato va dall'altro, due punti per lui. Più 16 Comarc, mentre attacca Piacenza con Giacomo Sanguinetti. Ecco Leonzio,
passaggio indirizzato a Rezzano che viene sporcato, sarà però rimessa da fondo per la Becker Piacenza, 12 secondi nell'azione. Riceve Sanguinetti che si alza immediatamente per il tiro, va lungo e quindi attacca nuovamente la Comarca dopo il rimbalzo di Gersetti. Panni nuovamente da proprio lungo Gersetti che poi consegna a Milani. Gran gioco a due in ritardo e non di poco l'aiuto sul lato debole da parte di Piacenza. 43-61, insomma il tempo è sempre meno, il divario non accenna a ridursi oltre una certa quota. Per Piacenza è sempre più in salita, ci prova Rezzano, due punti per lui. 45-61, nono punto nella partita di Rezzano, aggiunge anche 6 rimbalzi. Riceve Panni intanto marcato da Giuliano Samoggia, tiro da 3 punti da parte di Berti. A bersaglio vale il più 19, sale in doppia cifra Berti, decimo punto nella sua sfida. Prova ad attaccare Giuliano Samoggia che non trova spazi per andare verso canestro, quindi adesso Magrini da 3 punti, tanto spazio per lui, ma il tiro è sbagliato. Lotta come un leone Leonzio, rimbalzo offensivo per lui, è una giocata che viene apprezzata dal pubblico biancorosso. Passaggio poi sporcato, 5 secondi nell'azione, sarà rimessa per la Becheri. Piacenza deve attaccarsi a queste piccole cose per trovare le motivazioni, per trovare quelle energie in più. Intanto un cambio, è uscito Sanguinetti, è rientrato Tempestini. È proprio quest'ultimo a ricevere, 3 secondi, 2, si deve alzare Leonzio. Allo scadere fuori misura il suo tiro. Attacca quindi la Comarca con Berti in punta, marcato proprio da Tommaso Tempestini. E poi Panni. Altra tripla da parte di Berti. Bergamo è più energica in questo caso, lo dimostra questo nuovo possesso offensivo. Tanto spazio per Berti che sbaglia ancora una volta. Leonzio a rimbalzo, prova ad alzare i giri, però è costretto a fermarsi. Aspetta quindi Giuliano Samoggia, si butta poi dentro non sfruttando il blocco. Finta il tiro Tempestini, si butta dentro, scarico fuori misura per Magrini che in qualche modo, non sa neanche lui come, riesce a mantenere il possesso. Tanta confusione in questo attacco piacentino, il tiro non può che essere lontano dal bersaglio per Piacenza. Gersetti con spazio, sbaglia la conclusione, lotta squeo, ne esce Leonzio che prova ad accelerare e trova un fallo subito. Fallo era di Panni, terzo personale, esce intanto Rezzano e rientra Banti. Bisogna sistemare il tabellone dei 24 secondi, portarlo alla numerazione giusta. A posto, 18 secondi nell'azione piacentina. Riceve Giuliano Samoggia, poi il passaggio arriva nelle mani di Leonzio in angolo, attacca dal palleggio, raddoppio su di lui, ne esce con un'infrazione di passi. E sul 45-64 Bergamo ha il possesso per tornare nuovamente, visto che già l'ha fatto, oltre i 20 punti di vantaggio.
panni sul quale difende Tempestini, poi Milani si aspetta l'uscita dei blocchi di Berti che riceve in questo momento. Panni a vantaggio fisico contro Tempestini, tiro in step back sbagliato. Adesso Leonzio che va dietro la schiena, poi si butta dentro, passaggio per Magrini che torna nuovamente da Leonzio. C'è il canestro, c'è anche il fallo, potenziale gioco da tre punti per Regno Leonzio sul fallo del numero 24, ovvero Gersetti. Per lui è il secondo fallo personale, quindi situazione tutt'altro che preoccupante per lui. Meno 17 Piacenza, 5 e 59 alla fine di questa sfida. È sempre più difficile. Però intanto Leonzio manda a bersaglio questo tiro libero. Sono 16 i punti di distacco in questo momento. Deve difendere duro Piacenza, lo fa allungando la propria difesa. Panni però ha ricevuto oltre la metà campo e quindi inizia l'attacco bergamasco. Chiarello alza il lob per Gersetti, è troppo alto, quindi corre Tempestini, va da Magrini, finta il tiro da tre punti, si butta dentro, però non c'è spazio, quindi costretto a fermarsi contro Chiarello. Ecco Banti, scarico per Leonzio, circolazione poi di palla che arriva da Magrini, tiro sbagliato e svetta ancora una volta Gersetti, che poi predica calma. Gersetti che ha l'ottavo rimbalzo nella sua partita, aggiungete anche 17 punti, capite quanto stia giocando bene il numero 24, che in questo momento attacca contro Giuliano Samoggia, il quale gli sporca il tiro. E quindi Leonzio corre, corre anche Banti che non trova i due punti ma trova il fallo netto di Chiarello. Due tiri liberi per Diego Banti quando siamo a metà dell'ultimo quarto di gioco. Rientra intanto Sanguinetti, esce Mattia Magrini. Viaggio in lunetta appunto per il numero 15 piacentino Diego Banti, che va a bersaglio col primo, 49-64. Sbaglia invece il secondo, rimbalzo di Gersetti che poi consegna a Panni, supera lui la metà campo con l'aiuto di Chiarello che porta un blocco e poi gli riconsegna il pallone. Planezio nuovamente da Panni, arriva Chiarello per il blocco quando mancano 5 secondi, sul cambio difensivo resta Banti su Panni, il quale sbaglia la conclusione, si scusa con i compagni. Corre Piacenza con Sanguinetti che non si prende il tiro. Leonzio mette palla a terra, scarico per Sanguinetti con spazio per colpire da tre punti. Giacomo Sanguinetti 13 nella sua partita. Meno 12 Piacenza, mancano 4 minuti. Milani da Gersetti che poi fa circolare per Planezio, servito Chiarello, spalla a canestro, prova a difendere Banti, gli tiene bene col corpo. Secondo gli arbitri c'è un contatto falloso. Banti dice: ma io in realtà non l'avrei nemmeno sfiorato. Fatto sta, sono due tiri liberi per il numero 18. Sbaglia il primo libero Chiarello, si resta sul più 12 per la Comarch. Seconda opportunità nelle mani del lungo, che questa volta realizza. 52-65, 3-52. Attacca Tempestini, si resta da due punti, tiro sbagliato, a rimbalzo Panni.
Nuovamente Panni marcato proprio da Tempestini. Ecco Planezio lontanissimo da canestro. Lavora sui blocchi Milani ma non riceve lui. Planezio si affida a Gersetti, sul quale fa una buona difesa Tempestini. Il tiro viene sbagliato poi da Planezio. Attacca la Beccari con Ennio Leonzio. Si butta canestro, porta a casa il fallo del numero 18 Chiarello. E per Piacenza questa è un'ottima soluzione, quella di cercare falli per andare in lunetta. Ecco, siamo vicini al raggiungimento del bonus. Sono 3 i falli commessi, anzi 4, viene aggiornato in questo momento il tabellone qui al Palasport. 4 falli commessi da Bergamo, quindi dal prossimo si andrà comunque in lunetta. Leonzi intanto sbaglia il primo tiro libero. Va con il secondo, siamo a 12 lunghezze di disavanzo ancora una volta. Difesa allungata che però viene battuta senza problemi per superare la metà campo. E ora Tempestini alza l'intensità dei contatti su Milani. È il secondo fallo di squadra. Berti che aspetta un compagno, ecco Chiarello a bloccare per due, poi si va invece da Milani. Buon lavoro di piedi di Leonzio per tenere la posizione, poi assist per Planezio, 2 punti per lui, torna più 14 e il tempo scorre inesorabile, 2:35 alla fine della sfida. Sanguinetti prova ad attaccare contro Chiarello, si decide invece di andare con il palleggio di Leonzio. 2 tiri liberi per lui perché c'è un fallo commesso dal numero 13 Berti. Per usare un eufemismo, Berti non è molto d'accordo con questo fischio. Terzo personale intanto. Insomma, si lamenta un attimo con la coppia arbitrale. Ma fatto sta che sono 2 tiri liberi per il numero 20 biancorosso. A bersaglio Leonzio col primo tiro libero, 54esimo punto per Piacenza, sono 67 però quelli realizzati dalla Comarch. Sbaglia il secondo tiro libero e quindi restano 13 i punti di margine. Berti riceve nuovamente da Gersetti, 10 secondi nell'azione, Berti è lontanissimo da canestro. Poi si va da Gersetti, extra pass per Planezio. Attacca bene Bergamo ma sbaglia in questo caso la conclusione. Tempestini prova ad accelerare i ritmi. Giuliano Samoggia da 3 punti, fuori misura. E mancano 1:45. Si fa pressoché impossibile per la Beccari Piacenza. Berti che cerca Gersetti, il quale non riesce a ricevere. Applausi di Gersetti per Berti perché era una buona scelta quella del proprio numero, proprio compagno col numero 13. Intanto Gersetti esce per far posto a Pullazzi. Ultimo minuto e mezzo già iniziato con Sanguinetti in punta. Ecco Tempestini a riconsegnargli il pallone. E poi il roll di Banti che non può ricevere perché ci sono troppe maglie nere lì in mezzo. Alla fine si va da Leonzio, 3 punti, anche questo tiro sbagliato. Siamo a 8:31 per la Beccari Piacenza. Due punti per Berti, chiede anche il fallo. 15 lunghezze di margine quando siamo entrati nell'ultimo minuto, ormai è vero nel basket tutto può succedere, ma ormai possiamo dirlo, la Comarch
è vicina ad aggiudicarsi questa sfida, anche se Sanguinetti decide di rinviare il più possibile questa sentenza. Tripla per lui del meno 12, corre Milani, tanto spazio per lui, non va verso canestro, fanno passare secondi i giocatori della Comarch. Bergamo, Berti, poi adesso Pulazzi si alza addirittura da 3 punti. Sanguinetti al rimbalzo, siamo negli ultimi 24 secondi di questa partita. Tempestini da lontanissimo, il tiro è molto corto e possiamo dirlo, la sfida finisce qui. Bergamo supera la metà campo e con 12 punti di vantaggio può dire di aver vinto meritatamente questa sfida. Pulazzi consegna a Milani, che si prende la conclusione a 2 secondi dallo scadere, va a bersaglio, 57-72, è questo il risultato finale della sfida. Squadre che quindi ora sono appaiate in classifica, 2 vittorie e 1 sconfitta ciascuna. Miglior realizzatore, diamo uno sguardo ai tabellini, per Piacenza con 16 punti è Giacomo Sanguinetti, mentre in assoluto è Mario José Gersetti, 17 punti, qui aggiunge anche 10 rimbalzi, una gran doppia doppia per lui. Insomma, ripeto, meritatamente la Comarch porta a casa questa sfida. Per Piacenza ora una doppia sfida in trasferta, saranno infatti quelle di Lecco e Crema i prossimi appuntamenti biancorossi. Si inizia domenica prossima proprio in quel di Crema. A tutti intanto una buona serata e buon basket.